Dinosauro, buonasera a tutti, noi siamo i Sintrofi. A proposito di questo pezzo, voi tutti della corte conoscete già il talento di Giosuè Consiglio come batterista. Qui farei un applausino. Oggi abbiamo scoperto che in realtà è anche un musicista. Grazie. Tant'è che questo pezzo l'ha scritto lui. Il prossimo brano è un mio tentativo di musica a programma nel jazz. Musica a programma? Musica a programma, esattamente. Sostanzialmente nella musica classica esiste una cosa chiamata musica a programma. Strauss era un maestro in questo, nel senso che con un'opera musicale interamente strumentale cercava di raccontare dei fatti accaduti. In questo caso il mio brano si intitola Mirafiori e parla chiaramente della lotta sindacale negli anni 70 nell'omonima fabbrica della Fiat. Di conseguenza speriamo di trasmettervi quelle che sono le emozioni provate all'interno di quella lotta. Grazie.
Thank you.
complimenti, molto bello. Grazie, grazie. Ci vediamo la prossima settimana. No, il concerto ancora non è finito. Tra l'altro tema bello importante, nel senso. Sì. Come mai? Allora, è successo che io un tempo facevo il militante politico e durante un congresso assistetti a un documentario fatto da Perotti, che era uno dei dirigenti dell'FLM all'epoca, che per l'appunto mi fece conoscere questo evento storico che io non conoscevo e ne rimasi particolarmente affascinato, particolarmente interessato da questa cosa. Spero si sia intuito dal modo in cui suonavamo anche quello che volevamo comunicare, per l'appunto. Ci sono stati dei momenti in cui il lato compositivo, soprattutto nelle parti in cui suonavate la melodia, mi ha ricordato alcuni film dedicati a quei discorsi degli anni 60. Sì, ho preso un po' ispirazione. Per cui, figo. Cioè, mi sembra molto... C'è una, per sdrammatizzare un po' la situazione, c'è... Sì, assolutamente, che ne abbiamo bisogno. Mick Beats che dice, a fine jam dite a Edoardo che la sua prima moglie vuole una dedica. Come la spieghi questa? Andando avanti. L'uscita è... Molto bene, prossimo pezzo. Allora, il prossimo pezzo, ringraziamo Michela che ci segue da casa, ringraziamo i nostri 8 figli, prima o poi li riconoscerò. Volevo appunto parlare un attimo di come ci siamo conosciuti noi altri. Tu hai fatto bene comunque a dire che ci siamo conosciuti in questa che ormai è diventata la nostra casa praticamente, e per cui tra l'altro vi ringraziamo, ci avete dato veramente tanto anche a livello di tempo, avete creduto molto in noi, e è successo che per l'appunto avevo sentito, soprattutto da Fede qui, ricordiamo che c'era... Fede Zottis. Esatto, Fede De Zottis, che ringraziamo. Avevo sentito di questo posto che faceva Gem. Io la prima cosa che ho fatto l'ho detto a Paolo. Errore gravissimo. Esatto, errore gravissimo, perché non volevo sembrare quello più scarso della Gem. Quindi invece... ho chiamato anche lui. Grazie. Di conseguenza lì siamo rimasti impressionati da queste tre bestiole che vedete dietro, e sono andato a ognuno di loro dicendogli ma facciamo un progetto insieme, perché effettivamente mi interessava di fare questa cosa. Tutti mi hanno risposto positivamente, cosa che non mi aspettavo, quindi ho detto vabbè, facciamo un quintetto e amen. Quello che viene viene. Per l'appunto cogliamo l'occasione. Quando qualcuno diceva sì, so, facevo questa faccia. Ma ti succede spesso che la gente ti dica se ci sto e tu faccia di conseguenza questa faccia? L'uscita è sempre lì. Ma da dove esce la voce? Da quella scatolina lì? Sì, sì. Ah, ok, sì, sì, perfetto, sì. Scusate, sempre sono un po' boomer. Mick Beats. Di conseguenza, il prossimo pezzo, per andare avanti, è stato composto... da questo sacchiapone qui che suona la cassa da morto, questa roba qui, e ha un sapore brasiliano, mettiamola così. Come si chiama il brano? Bossa de Gente. Yes. Alla De Ceglie. No, alla tua moglie, alla prima moglie di Edoardo. Sì, Michela, questa è per te, questo è il prossimo marito. Non era Mariella. Io mi ricordavo no, era quella prima. Samba de gente. Bossa de gente. Bossa de gente. Intro di basso. Thank you.
Bossa Dente. Grande Anto. Grazie a tutti. La nostra proposta continua. La nostra proposta. Brano dopo. È un brano, anche questo, purtroppo per voi, di mia composizione. Arriva da una lingua arcana, una lingua molto antica, e si intitola Scine Cacine. È nel mio dialetto abruzzese, non so se si sentiva, probabilmente ho preso un po' di accento milanese, mi pare. Nel mio dialetto esiste questo detto che recita così: Scine Cacine, ma Cacine in dut. Che vorrebbe dire, traslato, diciamo, sì che sono scema, ma, sì che sono scemo, ma non sono scemo in tutto. Ecco. Questo è anche opinabile, nel senso. Esatto. Ma infatti è il brano che si chiama così, io no. Ok, molto bene. Thank you.
Questo brano si chiamava, ripetiamo? Cine Cacine. Sottotitolo Magacina and Tutto. Ricordiamo per gli anglofoni Shine Cacine. Shine Cacine. E come va avanti? Come va avanti? Pink Floyd. Magacine in Dut. Cacine on you crazy day. Benissimo, benissimo. Il prossimo brano non è purtroppo sponsorizzato né da Garmin né da TomTom,
ma non siamo contrari a questa cosa, quindi se ci fosse qualcuno della Garmin o della Tom-Tom, noi siamo disponibili. Si chiama Strade e l'ha scritto questo qui. Succede. Thank you.
Grandi raga. Come si chiama questo pezzo di nuovo? Strade. Strade. Che non è sponsorizzato da? Né da Garmin, né da TomTom, né da Google Maps. Waze. Waze, lo sai che forse... Poi dopo ti parlo. Prossimo pezzo, tornando un attimo più seri. No, dai, no. No, scusate. No, vabbè, passiamo all'ultimo. In realtà questo sarebbe l'ultimo pezzo, in teoria. Sì, sì, intanto... Abbiamo un visto dopo. Per... Non dirlo, non dirlo. Ah, no, non posso. Prossimo brano, per salutarci, si intitola Psitrofi. È un brano che per l'appunto significa compagni ed è dedicato a tutti noi musicisti, perché come sapete abbiamo attraversato tutti un periodo molto difficile, non suonando in giro, e per noi è stato veramente dura stare senza musica per così tanto tempo. Io non saprò mai ringraziare abbastanza John, Federico De Zottis e tutto lo staff della corte che ci ha fatto per l'appunto sentire a casa, ci ha fatto provare qui e ci ha messo la faccia fin dall'inizio. Loro hanno continuato ad andare avanti a testa alta e io li ringrazio per questo e vorrei dedicare a loro in particolar modo questo brano, perché è un brano di che parla di tutti noi che lottiamo uniti verso lo stesso scopo, non ha solo un significato politico la cosa, ma proprio una questione di unità. Ecco, mettiamola così. Grazie mille. E grazie a voi, perché voi siete tra quelli che più hanno fatto crescere questa cosa. Non è stato un caso che si sia creato questo gruppo, però effettivamente c'è. Beh, quindi si chiama Sintrofil Pets. È stato un caso. È stato un applauso. E questo, e dopo questa. Thank you.
Grandi raga, come si chiama questo pezzo di nuovo? Sidrofi. Avete finito, giusto? Il repertorio, non c'è più niente, no, non avete più niente da suonare. Sì, ora fate finta di andare. Ci sono delle richieste. Non ce lo siamo preparato, però improvviseremo, tanto siamo jazzisti in teoria. Ci dovrebbe riuscire con un brano che si chiama Mangusta. E anche questo l'ha scritto Hai capito che trombettista. Abbiamo ricevuto anche delle avance sulla chat da parte di una Giuppi 96. Mi piace il corpo sulla destra. Abbiamo chiesto chi fosse, che non fosse Guttuso lì o Vincenzo, e invece no, era Paolo De Ceglie. Per cui basta, niente, molto bene. Non c'è nient'altro da dire. Va bene. Mangusta? Sì, come ogni buon gruppo jazz, accordiamo la fine. Molto bene. Thank you.
Alla batteria, Giosuè Consiglio. Al contrabbasso, Antonio Bove. Chitarra, Billy, Vincenzo, Totta. Agli spaccatimpani, Paolo Brimston De Ceglie. Alla base registrata. È vero. Lo metti fuori dal finestrino, suona. Io sono Edoardo Casu e suono il flauto. Non faccio finta almeno. Ringrazio di nuovo la corte e tutti voi di essere venuti. È stato un vero piacere, sono onorato di suonare con questi musicisti. Noi siamo Sintrofi e ci rivedrete, si spera. Yes. Grandi raga. Sintrofi, la coltre dei miracoli. Di nuovo Vincenzo Totta, Paolo De Ceglie, Antonio Bove, Edoardo Casu, Giosuè Consiglio. Tutta gentaglia che abbiamo braccato e messo insieme qua dentro e che ringraziamo tantissimo, perché loro hanno ringraziato noi, ma noi ringraziamo tanto loro. Soprattutto Giosuè. Facciamo un applauso a Giosuè. E se la merita tutto, Giosuè. Che una volta mi disse, man, mi dispiace, stavolta non posso venire, la Gia mi ha inviato un messaggio, io gli ho risposto dicendogli, vabbè, fa niente, ci mancherai. Non è vero, è venuto lo stesso. È venuto lo stesso. Non c'è verso. Va bene, ragazzi, grazie mille. Non volete fare un tris, un quater, ambo, tombola, terna, quintina, so. Oh, adesso vi vogliamo in difficoltà, che non sapete cosa suonare. Ma non è che fino adesso sapevamo cosa suonare, eh? Cioè, nel senso... Ma adesso peggio, adesso molto peggio. Adesso... No, appunto, ma... Che caso non vuole suonare gli standard, quindi non è che possiamo improvvisare una cosa. E fate un bis. Visto che non l'avete veramente fatto, fate il bis. Oppure suoniamo, suonate quello che volete. Suoneremo un pezzo già estinto. Pezzo già estinto.
Bello questo momento tensivo in cui non si capisce cosa fare, cosa non fare. Comunque, dobbiamo sottolineare che... La corrida, amici telespettatori. Comunque... Grandi ragazzi, grazie mille. Non lo so, c'è qualcosa. Giosuè Consiglio, Edoardo Casu, Paolo De Cegli, Vincenzo Totta, Antonio Bove.
Grandi ragazzi, grazie. E ciù e tre. Tutto questo sarebbe divertente sapere che forse questi ultimi un minuto e mezzo di non è stato filmato. Può essere? L'audio c'era, però l'audio c'è sempre stato. Però c'è Antonio fermo così da qualche minuto, quindi di solito non è sempre fermo lì. Di solito... Bisogna rifarlo, dici? Però solo da quegli ultimi tipo 30, 40 secondi di musica. Dal terzo quarto di battuta 79. Vai, vai, vai.